Novalis ha siglato un protocollo d'intesa con Assiterminal per lo sviluppo di temi strategici per imprese e lavoratori. Il presidente Guido Grimaldi insieme per la persona al centro delle proprie azioni. Occupazione, l'INPS registra un saldo positivo di circa 269.000 posti di lavoro nei primi due mesi del 2024, attivati oltre 1.243.000 nuovi contratti, l'1% in meno su base annua. Commercio estero, export italiano resiliente nei prossimi 4 anni, prevista una crescita media del 2,7% annuo, saldo commerciale record di 140 miliardi al 2028. Trasporti su gomma, immatricolazioni di veicoli trainati in calo ad aprile dell'1,3% annuo, pesante il bilancio del primo quadrimestre che chiude con un meno 19,7%. Porto di Genova ha posato il primo cassone della nuova diga foranea, presenti alla cerimonia il vice premier Salvini, il vice ministro Rixi e il sindaco Bucci. Buonasera. Apriamo oggi con la notizia della firma di un importante protocollo di intesa tra ALIS e Assiterminal, l'associazione italiana terminalisti portuali. Obiettivo: lo sviluppo congiunto di temi strategici per le imprese e i lavoratori dei settori di riferimento, dalle dinamiche di mercato ai principi di libera concorrenza, dalle iniziative normative da promuovere alla rappresentanza datoriale. Riteniamo importante avviare percorsi di collaborazione con quelle realtà di settore che, come noi, pongono la persona al centro delle proprie azioni, ha commentato il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, precisando: una rappresentanza pluralista può costituire un vero valore aggiunto per il sistema lavoro. Per il presidente di Assiterminal, Luca Becce, avviare questo percorso con ALIS è occasione naturale di interazione per focalizzare analisi, obiettivi e proposte funzionali a far crescere le capacità della logistica portuale di fare sistema. Continuiamo a parlare di ALIS. Si sono svolti tra ieri e oggi a Baveno, nella splendida cornice del Lago Maggiore, l'Assemblea Generale e lo Spring Congress di ECG. Ai lavori hanno preso parte oltre 300 delegati da tutta Europa, tra i quali il vice direttore di ALIS Antonio Errigo, intervenuto per rappresentare le priorità in materia di logistica e supply chain a supporto dell'automotive. Emersa la necessità di un'Europa meno rigida e maggiormente pronta alle sfide globali rappresentate dalla transizione ambientale e dallo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi carburanti e veicoli elettrici. Il presidente di ECG, Wolfgang Göbel, ha voluto pubblicamente ringraziare ALIS anche alla luce delle ottime sinergie che si stanno creando. Proprio sulla base di questa importante collaborazione, a fine giugno una delegazione internazionale di ECG sarà ospite presso la sede nazionale di ALIS a Roma. Un intervento a tutto campo, quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal palco del Festival dell'Economia di Trento. Molti i temi affrontati, dal fisco alla stretta sul superbonus, ma anche privatizzazioni e premierato. Di particolare rilevanza anche le considerazioni della Premier sulla stabilità della maggioranza. È un bene agli occhi di chi investe, ha affermato Giorgia Meloni. Noi stiamo costruendo una strategia, la ritrovata centralità del Mediterraneo, il cambio dei rapporti con i paesi africani, la rivalutazione di un bene primario come il mare, il Made in Italy. Chi investe, ha spiegato la Premier, scommette su questa idea. Questa mattina è invece giunto il via libera del Consiglio dei Ministri al cosiddetto decreto salva casa, contenente misure su semplificazione edilizia e urbanistica. Cresce la tolleranza nei confronti delle difformità edilizie considerate di lieve entità. Inoltre, i cambi di destinazione d'uso diventano ora più facili. Ascoltiamo alcune delle dichiarazioni rilasciate in merito dal vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. È un intervento che, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera positiva, risolutiva, taglia i tempi della burocrazia. C'è, ad esempio, passiamo, e questo è culturalmente una rivoluzione liberale, passiamo per la pubblica amministrazione dal silenzio rigetto al silenzio assenso, che penso sia al passo con la modernità. Quindi oggi incredibilmente c'era l'ipotesi, anzi la fattualità, che in caso di mancata risposta
permesso era negato, adesso cambia completamente l'impostazione. Se la pubblica amministrazione non risponde, vuol dire che il cittadino può fare quello che ha chiesto. All'esame dell'esecutivo oggi anche un disegno di legge in materia di sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali ed autostradali e un provvedimento con disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico. Non solo, all'ordine del giorno inoltre un decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario che prevede ammende più leggere per le violazioni in materia di tasse. Cambiamo argomento e parliamo di lavoro. Secondo l'osservatorio INPS sul precariato, nei primi due mesi del 2024 sono stati attivati 1.243.000 nuovi contratti, in flessione dell'1% su base tendenziale. In aumento invece di un punto le cessazioni, con un saldo netto positivo di circa 269.000 posti di lavoro. Nel dettaglio si è registrato un incremento delle assunzioni dei contratti di lavoro stagionale e intermittente, entrambi cresciuti del 4%, mentre quelli a tempo determinato segnano un più 1%. Passiamo al commercio estero. Le tensioni geopolitiche non impattano sull'export italiano, che appare quanto mai resiliente. Secondo uno studio di Prometeia in collaborazione con Intesa San Paolo, nei prossimi 4 anni è prevista una crescita media delle esportazioni del 2,7% annuo. L'export sarà il principale driver di crescita grazie alla transizione green e digitale, che spingerà soprattutto i mercati dell'elettronica, della meccanica e delle auto. Stime positive anche per quanto riguarda l'import, che dovrebbe registrare una crescita media annua del 2,5%, senza tuttavia frenare il saldo commerciale, che al 2028 potrà superare la soglia record di 140 miliardi. Parliamo ora dell'inchiesta di Genova. È durato più di 8 ore l'interrogatorio del presidente della regione Liguria Giovanni Toti ieri davanti ai PM Monteverde, Manotti e Ranieri Miniati. Il governatore avrebbe risposto a tutte le domande negando tutti gli addebiti, respingendo le accuse di corruzione e ribadendo di aver agito nell'esclusivo interesse pubblico, rimandata la scelta sulle dimissioni. E restiamo a Genova. Nel primo pomeriggio è avvenuta nel porto del capoluogo ligure la posa del primo cassone della nuova diga foranea. Il cassone, primo dei 100 che completeranno il profilo della struttura, è stato affondato nella sua sede definitiva al di sopra dello scanno realizzato sulle colonne di ghiaia. Presenti alla cerimonia il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il vice ministro Edoardo Rixi e il sindaco di Genova e commissario per la diga Marco Bucci. Ci spostiamo all'estero. Israele fermi l'offensiva militare di terra a Rafah. Questa è la sentenza della Corte Penale Internazionale dell'AIA sul ricorso del Sudafrica, giunta questo pomeriggio. Inoltre, il Tribunale ha ordinato a Israele di mantenere aperto il valico al confine con l'Egitto per consentire l'ingresso di aiuti e investigatori. Dal conflitto in Medio Oriente a quello in Ucraina, il presidente russo Putin sarebbe pronto a un cessate il fuoco che riconosca la linea sul fronte attuale. A riferirlo a Reuters, 4 uomini del suo entourage. Solo speculazioni, invece, secondo fonti europee. Escalation di tensione intanto tra Cina e Taiwan a causa di un'esercitazione che è apparsa come una vera e propria prova di guerra. Nel corso dell'operazione 49 aerei militari cinesi sono entrati nello spazio aereo di Taipei e decine di navi da guerra sono state rilevate nelle sue acque. Secondo portavoci del Dragone, l'esercitazione, che giunge a pochi giorni dall'insediamento alla presidenza di William Lai, ritenuto da Pechino un pericoloso separatista, serve a simulare la presa di potere nei confronti dell'isola. Ma torniamo in Italia, parliamo ora di risorse energetiche. Crescono in Italia i consumi petroliferi, saliti ad aprile del 3,9% annuo. L'aumento riflette l'andamento positivo di turismo e servizi e risulta trainato dai carburanti per la mobilità. Particolarmente marcato l'incremento dei consumi di benzina, che hanno registrato un più 7,6% su base tendenziale e un più 13% rispetto al periodo pre-Covid. Aumenti a doppia cifra anche per jet fuel e bunker.
Ancora notizie negative dal mercato dei rimorchi e semirimorchi. Secondo un RAE, ad aprile sono state immatricolate 1.122 unità, l'1,3% in meno su base annua. Decisamente negativo il bilancio del primo quadrimestre dell'anno, con un crollo complessivo delle immatricolazioni pari al 19,7%. Un trend che è destinato a protrarsi ancora per qualche mese, secondo le previsioni del coordinatore del gruppo rimorchi, semirimorchi e allestimenti di Unrae, Michele Mastagni. Con questa notizia si chiude il TG di questa sera. Grazie per l'attenzione. Appuntamento a lunedì prossimo. Buon proseguimento di serata.